Votazione aperta. Ci siamo? Frusone, Malpezzi. Frusone è riuscito? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge identici 29.1, 29.150, contrario Commissione Governo. Daniele Farina, prego. Grazie Presidente, siamo dopo 4 giorni di discussione e circa 300 emendamenti votati, siamo arrivati a quello che per alcuni è il cuore di questo provvedimento, la disciplina delle intercettazioni. In realtà parliamo di una frazione di questa disciplina. Tuttavia, per essere arrivati fin qua, cioè all'articolo 29, con tutto questo lavoro alle spalle, vuol dire che abbiamo modificato il codice penale di procedura e molte altre cose. Però, se leggiamo il giornale, la stampa, diciamo soprattutto quotidiana, questo è il provvedimento sulle intercettazioni, che è un fatto abbastanza singolare. Il tema è certamente delicato, tant'è vero che il Parlamento in più legislature si è cimentato, devo dire, con scarsa fortuna o scarsi risultati. Il tema è delicato perché si tratta di contemperare il diritto alla riservatezza delle conversazioni e il diritto all'informazione, il diritto di cronaca, fatte salve ovviamente le esigenze di indagine che diciamo sono a latere di quanto noi andremo a modificare. Ma che questa parte della disciplina in discussione debba essere riformata noi diciamo non abbiamo dubbi. Abbiamo invece fortissimi dubbi e contrarietà, direi decisive, sul veicolo che è stato scelto, che è quella di una delega al governo, una delega che era vaga nella formulazione iniziale ed è diventata ancor più fumosa. È sostanzialmente una carta in bianco al governo. Non abbiamo dubbi che si debba smettere di buttare in piazza i fatti di terzi non rilevanti ai fini di giustizia penale. Troppe volte abbiamo infatti letto cose che col diritto di cronaca o degli italiani ad essere informati c'entrano poco o nulla. C'entravano più e c'entrano più con il click e con le copie vendute. Si è parlato di un rischio bavaglio su questa parte del provvedimento. Noi diciamo che più che quello c'è un rischio delega, o meglio che quel rischio bavaglio è inserito nella delega, che come ho già avuto modo di dire è troppo generica e troppo lasca. Non voteremo, tuttavia, esprimendo la totale contrarietà al veicolo delega per la riforma della disciplina delle intercettazioni, non voteremo però quegli emendamenti che hanno una chiara marca ostruzionistica, di cui purtroppo sono seminate le prossime ore del nostro lavoro. Diverso sarà ovviamente l'atteggiamento quando si discuterà, sempre nel medesimo, diciamo, luogo, delle registrazioni fraudolentemente effettuate, che è un capolavoro di norma ad personam, ma di questo, diciamo, abbiamo ancora un po' di strada da fare. Grazie. La ringrazio, onorevole Daniele Farina. Non vi sono altri interventi. Poniamo in votazione. Onorevole Ferraresi, prego. Grazie Presidente. L'articolo 29 è senza mezzi termini uno dei più grossi attacchi alla libertà di informazione, alla Costituzione, alla democrazia di questo Paese degli ultimi 30 anni. In una volta solo si riesce ad andare ad attaccare alla pubblicazione e pubblicabilità delle intercettazioni, alle registrazioni di privati cittadini, ai ricorsi, quindi diritti di ricorso in Cassazione e anche ai tabulati telefonici ristretti appunto con la garanzia giurisdizionale. Non a caso quest'estate la ex Presidente della Commissione Giustizia, nonché Avvocato Bongiorno,
ha detto che il governo Renzi, su Espresso, ha detto che il governo Renzi sta facendo più di quello che pensava Berlusconi di fare sulle intercettazioni. E non a caso, Presidente, il Partito Democratico con questo bel volantino diceva che il DDL sulle intercettazioni non ha nulla a che fare con la tutela della riservatezza personale, vogliono limitare